كنتم تخفون. Importante ed emozionante momento di preghiera e condivisione sabato scorso nel santuario di Sant'Antonio a Polla. Un evento voluto fortemente dai frati francescani all'interno del percorso dello Spirito di Assisi. Si è tenuto così questo momento di incontro, un momento di condivisione di preghiera per la pace con la presenza del mondo dell'ebraismo, del cristianesimo, dell'islam, dell'induismo, dell'ateismo e della solidarietà in genere. Sono stati letti messaggi e preghiere da parte di Geppino Manzione, Sina Medici, Antonello Calandello, Speranza Sabarese, Abalurs Ibrahim Ala Ibrahim, Arslan Abdullah, Singh Sanjet, Kupta Niti, dopo l'introduzione da parte di frate Raffaele Petti. Presente l'amministrazione comunale di Polla con il sindaco Massimo Loviso e i suoi amministratori, gli ospiti del centro SAI di Polla, diretto dal terzo millennium con il presidente Antonello Calandello, l'università della terza età di Polla e numerosi cittadini e fedeli. Gli ospiti, prima di leggere le preghiere, hanno portato lungo tutto il viale che porta al convento di Sant'Antonio una lunga bandiera per la pace. Si è trattato di un momento di forte condivisione ed emozione. Dio guida coloro che seguono il suo compiacimento e i suoi sentieri della pace e vi porta dalle tenebre alla luce con la sua guida.